stasera, io veramente sembra un po' come ha detto il Parlamento di Poganzi, devo andare a chiedere, c'è cioè, il cognato del parroco, quindi però ci piace molto che non ci sarà l'assessore di Lancio, tornarci a fare un'illustrazione su quelle che sono le situazioni di contatto, ovviamente che abbiamo voluto essere portando la cittadinanza sulle novità, perché c'è la tassa, però io direi che è opportuno fare un brevissimo scuso su quella situazione che abbiamo trovato nel momento in cui ci siamo insediati 4 anni fa. E lo so più di tutti che prima di consiglio comunale addirittura ci sono testimonianze diretta, si parlava se si doveva fare almeno un dissesto finanziario, perché comunque si trovava una situazione di difficoltà economica assolutamente evidente, lo so più di tutti, e quindi si paventava anche questa triste possibilità. L'abbiamo fortemente tentata, abbiamo voluto evitarla questa eventualità perché per una cittadinanza un discorso di dissesto finanziario assolutamente pregiudiziale, quindi abbiamo fatto di tutto per evitarla. Cosa abbiamo fatto da subito? Abbiamo fatto dei piani di rientro che erano assolutamente indispensabili perché c'erano delle situazioni critiche dal punto di vista finanziario con alcuni enti, non solo regionali, oppure soprattutto con il commissario per l'emergenza rifiuti, c'era 1 milione esatto di euro di debiti col commissario per l'emergenza e poi altri 800.000 pagli debiti che abbiamo trovato in elenco. Detto questo, per evitare la situazione di dissesto abbiamo cercato subito da parte, abbiamo fatto un piano di rientro necessario con il commissario per l'emergenza rifiuti, un piano di rientro che ha previsto un esposto di spesa di 22.000 euro al mese, perché ha arrivato subito una cartella settoriale di 500.000 euro e poi subito dopo 2 mesi un'altra ulteriore di 500.000 euro, quindi 1 milione di euro di somme di debiti che avevamo nel fondo del commissario per l'emergenza. Io stesso, accompagnato allora dall'assessore Guarnaccio, siamo andati a incontrare allora il generale Milano, il commissario per l'emergenza, abbiamo cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, trovare una organizzazione a lungo termine per cercare di evitare questa situazione di pignoramento. Ce l'hanno concessa, abbiamo fatto un piano di rientro 7 anni e abbiamo decitato questo versante del commissario dell'emergenza. Poi un'altra situazione di cui è importante era quella che riguardava l'Enel, è un'altra somma intorno ai 5-7 euro, praticamente al mese noi abbiamo un esposto debitore, ci cioè andiamo a fare un piano di rientro di circa 30.000 euro al mese. Questo pagamento, questo esposto di plateale al mese ci ha evitato appunto situazioni gravi, situazioni di gestione per fare un dissesto finanziario. E allora, a fronte di questa situazione debitoria, questa situazione critica, io voglio rimarcare che l'ho dato incentivo che io dico che penso poterlo rimarcare anche con una legittima soddisfazione. Non c'è stato un aumento di tasse in tutti questi anni, nonostante questa situazione debitoria, nonostante che contestualmente c'è una situazione congiunturale negativa dal punto di vista economico, soltanto nazionale, non internazionale, come sappiamo tutti, e ci sono tagli ministeriali, la situazione debitoria che abbiamo approvato, i tagli ministeriali, non abbiamo aumentato un centesimo nessuna tassa. Nonostante questo discorso, la tassa che non abbiamo aumentato, che abbiamo dato di fatto, abbiamo abolito l'IMU per la prima tassa. Questa non è una legittimazione che ci siamo arrogati, ma è una situazione che è stata possibile grazie alla circolare ministeriale del Ministero delle Finanze, dove ci dava la legittimazione per portare niente di abolire l'IMU per la prima tassa. Cosa che abbiamo ottenuto, di fatto, per un atto di sensibilità nei confronti di una cittadinanza pressata da situazioni già di criticità finanziaria, economica, di disoccupazione dilatante, ma anche di una situazione di criticità dal punto di vista della pressione fiscale. Quindi un atto di sensibilità che penso che abbiamo pensato. Tanto si parla anche in questi giorni che sarà probabilmente uno dei motivi italiani, di crisi di governo, di stabilità del governo nazionale, l'IMU l'aboliamo, non aboliamo l'ETA, la materia di pane e penelo, 2 anni che Berlusconi ha portato avanti questa situazione dell'abolizione dell'IMU, ne hanno provato per anni, ma tutt'oggi non hanno voluto. Noi, insieme a un altro paese della provincia di Reggio Calabria, in tutta la provincia di Reggio Calabria, sono stati gli unici 2 comuni ad abolire l'IMU per la prima fase. E penso che prima o poi l'assessore di Lancio farà con la in merito, penso di poter confermare che anche per questo anno è possibile questa eventualità di mantenere l'esclusione del pagamento dell'IMU per la prima fase. Quindi, come vedete, questi sono dati oggettivi che sono gli occhi di tutti, quindi una riduzione di difficoltà andare a mantenere le tasse inalterate e ad abolire l'IMU per la prima casa è una cosa che ci deve anche
si deve rendere merito a tutte le da questo punto di vista. Un altro fatto importante, la rateizzazione. Noi sappiamo che sono difficoltà economiche, le logistiche, la cittadinanza a maggior parte si trova in situazioni di disagio. E allora abbiamo modificato a più riprese il regolamento comunale per quanto riguarda la realizzazione delle tasse. Cioè abbiamo dato la possibilità, cioè un'opzione in più, di andare a pagare le tasse in modo rateale. Cioè siamo scesi sotto una soglia che era magari abbastanza alta per alcuni, ma siamo scesi in una soglia per 150 euro, c'è la possibilità di abbassare il pagamento rateale a 150 euro e dare la possibilità a chi si trova in difficoltà, quanto chi non si trova in difficoltà, di scegliere il pagamento comodo rateale dei tributi. E quindi questo è un discorso va dato incentivo che c'è attraverso la modifica del regolamento comunale. Quindi questo è stato possibile anche perché c'è stata un'inversione di tendenza da questo punto di vista. Ricordo a tutti, a noi stessi prima, ma a tutti che abbiamo fatto un condono, il secondo non è stato possibile farlo, abbiamo fatto un condono e questo condono che abbiamo fatto è stato soddisfacente dal punto di vista dell'introito, ma è stato soddisfacente anche dal punto di vista della ideale, dal punto di vista del convincimento del cittadino, perché il cittadino si è convinto che è opportuno pagare, fare riferimento a un'opzione che l'amministrazione di Italia in un determinato momento, e quindi questa possibilità di fare il condono ha fatto sì che l'evasione è un po' più. Perché? Perché il cittadino che prima era fuori dagli schemi, che era fuori dai radar dei tributi, nel momento in cui ha ritenuto opportuno accedere a questa opzione del condono, ovviamente si è consegnato agli uffici comunali e è stata possibile con l'inversione di tendenza. Quindi prima c'era una forbice abbastanza alta di evasione, adesso possiamo dirlo che c'è sotto il 50%, sotto il 30%, cioè prima c'era intorno al 60%, adesso sotto il 30%, quindi come vedete c'è diminuito un 30% di evasione rispetto a prima, grazie al processo virtuoso innestato con il condono, e quindi con quella possibilità di rateizzazione che ha dato la possibilità a tutti di scegliere questa opzione assolutamente positiva. Quindi abbiamo fatto di tutto da questo punto di vista per cercare di venire incontro alla cittadinanza e di essere sensibili nel confronto della cittadinanza. Ora, c'è la tassa, una nuova tassa. Questa tassa è una tassa abbastanza ostica, una tassa nazionale, ma noi dobbiamo prendere atto, dobbiamo applicare. È ostica perché la tassa, che ovviamente è una tassa sui tributi, che va a incidere sul discorso degli immobili, ma incidere anche sul discorso del nucleo familiare, dell'economia, non c'è la cifra numerica, si deve fare un coefficiente specifico. E però ci sarà probabilmente un salasso per chi ha un'attività commerciale. Noi da questo punto di vista pensiamo di limitare i danni e di venire incontro anche in questa occasione alla cittadinanza, non perché siamo bravi, ma perché prima abbiamo fatto questo processo virtuoso che si è innestato con il condono, quindi questa forbice di riduzione dell'evasione, che dà la possibilità appunto in questo caso di non incalzare il discorso della tassa specifica della tassa. Però non mi addentro un settore specifico che è l'assessore al bilancio, anche per motivi di tempo, perché come dicevo prima devo andare via, c'è questa concomitanza di eventi. Passo la parola all'assessore al bilancio perché mi tornerà di nuovo per venire. Sì, mi riferisco al programma di rientro con il commissario per l'emergenza. Sì. Volevo sapere se in precedenza per lo stesso oggetto era stato fatto qualche altro piano di rientro. Negli anni precedenti? Sì, per lo stesso specifico. Per essere chiari e precisi, dobbiamo essere precisi e dobbiamo dire le cose come stanno nella loro oggettività. C'era stato un piano di rientro formalizzato dall'allora segretario comunale, dottoressa Cicera Argenza, ma è un piano di rientro immaginifico, e dico perché immaginifico, perché quando siamo andati dal commissario per l'emergenza Menandri, aveva già causa di dire che il pagamento doveva essere più corposo, che le rate erano troppo basse perché voleva un pagamento più corposo, altrimenti non poteva essere sostituito questo piano di rientro, e faceva riferimento a questo piano di rientro. Io rimarco a dire che era immaginifico, che aveva formalizzato a suo tempo la dottoressa Angela Lora, segretario comunale. Immaginifico perché? Perché l'illustre segretaria di allora aveva formalizzato un piano di rientro dove prevedeva il pagamento due soluzioni annuali, una di
Il primo semestre 250.000 euro, l'altro semestre 250.000 euro. Praticamente 500.000 euro in un anno. Cioè una cosa che era fuori dal mondo per la cassa di Cantone. Cosa che ovviamente il commissario per l'emergenza, in modo inopinato e direi anche sciocco, ha accettato pensando che questa soluzione poteva dare, poteva avere un approccio positivo, non poteva mai avere un approccio positivo perché era una cosa fuori dal mondo. E allora hanno formalizzato. Allora nell'accordo, questo accordo non ha avuto pratica soluzione per ultimo motivo, perché 500.000 euro in un anno il comune andava assolutamente, il comune di meno di 4.000 abitanti non poteva mai sostenere. E cosa che effettivamente non è stato morale. E allora io, commissario per l'emergenza generale Milano, in quelle occasioni ho esplicitamente detto questa circostanza. Allora generale, commissario, se lei vuole che noi facciamo un piano di entro il giudizio che non può essere mai onorato, lo facciamo tranquillamente. Ma siccome dobbiamo essere persone corrente, dobbiamo essere istituzioni che rispettano gli accordi, allora io direi che in questa occasione bisogna fare un piano che sia assolutamente sostenibile per il Comune di Frantoloni e un piano che sia anche accettato dal commissario di emergenza. Alla fine abbiamo trovato una soluzione, accettato per noi, tanto è vero che se per dire in questo momento riusciamo a sostenere discretamente questo piano di rientro, loro non ci hanno fatto obiezioni e noi abbiamo decitato quella voce che era assolutamente pesante nel panorama debitorio del Comune di Frantoloni. Quindi anche in un'altra situazione che ultimamente abbiamo scelto come opzione, cioè la legge da decreto legge 35. Il decreto legge 35 non tutti i comuni hanno avuto la possibilità di accedere, non la possibilità, la volontà, perché poi si andava a verificare rapidamente quali erano i passaggi di accesso per la legge. Noi l'abbiamo fatto perché i tempi erano strettissimi, non abbiamo avuto condizioni specifiche, i tempi erano strettissimi e siamo arrivati proprio in tempo utile per accedere a questa legge del 2013. Che significa? Significa che la situazione debitoria dell'ente, quando i debiti che avevamo con tanti enti subordinati, non credite, abbiamo potuto mettere questo tabellone della legge 35 e ci è dato un altro grosso boccata di ossigeno, perché è vero che noi con questa soluzione possiamo avere una posizione di bilancio un pochino più tranquilla, sicuramente legittima rispetto a quella che avevamo visto all'inizio dello scorso. Quindi da questo punto di vista, visto che sono dati oggettivi che sono sotto gli occhi di tutti, ovviamente le criticità rimangono, perché non possiamo pensare di sbandierare un vessillo di entusiasmo sulle soluzioni che abbiamo risolto. Abbiamo risolto alcune situazioni, ma ci sono altre situazioni che ovviamente vanno decitate, vanno risolte gradatamente nel tempo e quindi è un discorso che ci si deve mettere di impegno anche con sensibilità, con provincia in particolare e pensiamo di poterci riuscire. Ovviamente insomma, la situazione dell'ente a livello economico lo sapevamo tutti, non era dei tempi delle migliori, ma adesso siamo riusciti un pochino a uscire fuori e siamo assolutamente più tranquilli da questo punto. Allora adesso passo la parola al Sessore Bilancio, come dicevo che dobbiamo andare via, e vi illustrerà completamente il discorso della TARES e quindi quali sono le possibilità e le opzioni che possiamo avere come cittadinanza, come comune, in considerazione di tutti quei processi virtuosi che abbiamo attuato in questo. Vi ringrazio.